puntata in via Azzia De Gasperi. Stiamo parlando con il responsabile dell'attività, Giuseppe Giglio. Da quanti anni svolge questa attività? Allora, diciamo che l'attività viene svolta dal 1991, quindi 22 anni. Sono un bel po' di anni, quindi abbiamo un po' di esperienza. Quali sono le attività che si svolgono in questo centro? Allora, in questo centro ci sono svariate attività che noi svolgiamo. Questo centro ospita anche è la sede, diciamo, calcistica di un'associazione, che è l'associazione sportiva dilettantistica Villabate Calcio, e ci occupiamo sia di scuola calcio che di settore giovanile. Quindi facciamo attività nei campetti per i bambini piccolini, che vanno dai 5 anni ai 9 anni. Poi invece organizziamo le tornei per i più grandi, sia il pomeriggio che la sera. Quindi facciamo un bel po' di attività. Basta avere un po' di passione, un po' di amore per i bambini, per i ragazzi, e le cose fanno col cuore, fanno spontanee ed è una semplicità. Questo centro ha una squadra di calcio? Sì, questo centro di calcio a 5 ha varie squadre di calcio. Partiamo nelle categorie di piccoli amici, quindi sono bambini dai 5 ai 7, dai pulcini che sono i bambini dai 7, gli 8 e i 9 anni. E partecipiamo a una serie di campionati che organizza la Federazione Italiana di Calcio. E anzi tempo, quindi qualche 2 anni fa, facevamo pure il calcio a 5 con i più grandi. L'abbiamo fatto per una 15 di anni consecutivi. Adesso abbiamo smesso e ci dedichiamo principalmente con i grandi, soltanto come calcio a 11. Quali sono le prospettive per la prossima stagione calcistica? Allora, per la prossima stagione calcistica abbiamo tante idee in cantiere, sia con i bambini che sia con i più grandi. Il prossimo anno anche abbiamo intenzione di fare anche una squadra femminile, sai? Di ragazze dai 16 ai 30 anni. E principalmente sempre con i bambini che vanno dai 5 anni ai 10 anni in questo impianto sportivo, poi con i più grandi invece ci appoggiamo al campo comunale. E là facciamo la quinta sia con gli esordienti, sia con i giovanissimi, con gli allievi e con la prima squadra. Grazie per la gentile collaborazione. Non c'è di che, quando io sono sempre a disposizione, quando avete qualcosa da chiedere, io sono sempre a disposizione vostra. Siete state grandi, siete state anche brave.